Acquisto di nuovi autobus, istituzione del bacino unico regionale, introduzione attraverso una serie di step del biglietto unico e potenziamento del trasporto merci su ferro. Sono i pilastri della strategia sul trasporto pubblico in Abruzzo, illustrata a Pescara dal consigliere regionale delegato Camillo D'Alessandro. La costituzione di TUA, la società unica di trasporto regionale, ha sottolineato, ha rappresentato un passaggio fondamentale per riorganizzare il comparto che presentava criticità legate alla difficile situazione economico-finanziaria di ARPA. Oggi, grazie alla razionalizzazione delle risorse e all'ottimizzazione dei costi, possiamo contare su una società risanata che chiuderà il suo bilancio in pareggio e forse anche in utile. Questo ci consente di avviare la cosiddetta fase 2 del nostro progetto su basi diverse e più solide. Tra le iniziative principali spicca il rinnovo del parco mezzi. Da settembre partiranno le procedure per l'acquisto di 140 nuovi autobus da destinare al trasporto pubblico locale per un investimento complessivo di 35 milioni di euro finanziati con fondi regionali e statali. Successivamente ogni anno si punterà ad acquistare circa 100 mezzi in modo da arrivare ad una completa sostituzione di quelli attualmente in servizio. Novità sono previste anche sul fronte della programmazione. Puntiamo, ha rimarcato D'Alessandro, alla creazione di un bacino unico regionale che ci permetterà di migliorare il servizio e di eliminare definitivamente la sovrapposizione di tratte effettuate non solo da TUA ma anche da altri concessionari del trasporto pubblico locale. Un passaggio propedeutico all'introduzione del titolo unico di viaggio gomma a ferro in collaborazione anche con Trenitalia, che sarà necessariamente attuato sulla base di step periodici. Ascoltiamo riguardo il consigliere regionale delegato Camillo D'Alessandro. Camillo D'Alessandro è il consigliere regionale delegato ai trasporti. Oggi, dopo la fase quindi della riorganizzazione del sistema in Abruzzo, si passa alla fase 2, quindi obiettivi e soprattutto il traguardo da centrare è quello di far preferire agli abruzzesi sempre di più il trasporto pubblico rispetto all'uso dell'auto privata. D'Alessandro, però, e gli abruzzesi spesso si lamentano che i mezzi sono pochi, insufficienti e anche a volte fatiscenti. Che cosa succede adesso? In molti casi è così, hanno ragione gli abruzzesi a lamentarsi sullo stato dei mezzi, ma anche chi opera su quei mezzi non esattamente nuovi ha grandi difficoltà a garantire un servizio efficiente. Per questo noi da settembre abbiamo già individuato 20 milioni di euro, a cui si aggiungeranno altri 15 milioni di euro per acquistare circa 120-150 nuovi autobus subito, e vorremmo garantire una media di 100 nuovi autobus all'anno per garantire in 2-3 anni il completo rinnovamento del parco mezzi e tra l'altro mezzi super ecologici che inquinano di meno e che hanno elevati livelli di comfort per i passeggeri. Altra questione è quella dell'istituzione del bacino unico regionale che consentirà di migliorare la programmazione ma anche di introdurre a tappe il biglietto unico. Questo è un grande obiettivo, direi un obiettivo di civiltà. Io non vorrei che gli abruzzesi preferissero il mezzo pubblico rispetto all'auto, ma per farlo devono avere non solo i mezzi adeguati ma servizi adeguati. Se noi riusciamo prima a bacini di traffico e poi man mano a livello regionale consentire a un cittadino che prende un mezzo su gomma o su ferro e raggiungere qualunque destinazione con un unico titolo di viaggio, sicuramente noi abbiamo offerto una ragione in più al cittadino per preferire il mezzo pubblico e per fare in modo che però col mezzo pubblico raggiunga qualunque destinazione, non con l'unico mezzo ma sale e scende da qualunque mezzo, gomma o ferro, e raggiunge la sua destinazione. Questo è possibile in un periodo molto breve, ma è necessario fare il bacino unico di traffico e mettere in campo questa rivoluzione dei trasporti che deve coinvolgere anche i comuni. Appunto, il ruolo dei comuni, parlavamo di nuova gestione dell'urbanistica dei trasporti, che cosa significa? Noi vogliamo fare in modo che vogliamo mettere in campo un vero e proprio patto con i comuni. Parliamo dei comuni chiaramente a altissima domanda di traffico nelle aree metropolitane, ma non solo, anche nelle aree, diciamo, subito prima delle aree metropolitane. Noi vogliamo fare in modo che i cittadini arrivino facilmente in città e velocemente. Per farlo dobbiamo realizzare due cose. Da un lato i parcheggi di scambio a nord e sud delle città, dove noi ci prendiamo carico con mezzi che ogni quarto d'ora li portano al centro della città senza avere bisogno, problemi di parcheggiare
miliardi di autobus, di multe che ne derivano, ma soprattutto di inquinamento da un lato, e dall'altro chiediamo ai comuni di organizzare almeno nelle strade principali delle corsie preferenziali dove noi possiamo passare, perché se passiamo velocemente non abbiamo davanti all'autobus il traffico, uno solo autobus ne può sostituire addirittura 3-4, quindi riducendo l'inquinamento, ma soprattutto andando più veloce, quindi garantendo anche maggiori fermate e maggiori soste per i cittadini. Questo si può fare senza costi, basta mettere in campo quella che ho definito una nuova urbanistica della mobilità, che si fa con corse preferenziali e parcheggi di scambio. Trasporto merci su ferro, uno dei grandi punti di forza di Tua. Ci sono dei progetti per migliorare e implementare ancora di più questo servizio? Sì, noi stiamo andando verso l'affidamento dei servizi, di cui poi dirò, ma indipendentemente da questo l'obiettivo strategico della nostra regione è di offrire un vantaggio competitivo per abbassare il costo del trasporto merci alle aziende che ci sono in Abruzzo e a quelle che si vogliono insediare. È quasi come un menù dove noi andiamo al ristorante e diciamo alle aziende: noi stiamo realizzando le arterie ferroviarie che si collegano tra di loro, porti, interporti, l'area industriale prevalente di Val di Sangro, e quindi puoi scegliere rispetto al solo trasporto merci su gomma anche quello sul ferro che ti porta alle banchine sui porti o che ti porta ai nodi logistici. Dopodiché lo facciamo ad un costo assolutamente competitivo rispetto ad altri operatori di manovra per quanto riguarda il trasporto delle merci, e quindi significa che le aziende che operano qui avranno un vantaggio competitivo a rimanerci o ad insediarsi, perché il costo del trasporto merci inciderà di meno sui loro bilanci. Questo significa essere competitivi e quindi questo significa rimanere o investire in Abruzzo. Ultima domanda: nel 2019 scadono le concessioni del trasporto pubblico locale, ma entro la fine di quest'anno bisogna procedere ai bandi. Come si muoverà la regione? Noi abbiamo un obiettivo, della cui certezza potrò riferire tra qualche settimana. Noi abbiamo fatto nascere Tua non solo per fare una società unica, non solo per realizzare economie che abbiamo realizzato e quindi di efficientamento economico, ma anche per proiettare il trasporto Tua nel futuro. Per farlo avevamo già previsto la natura in house di Tua, per cui riteniamo di poter affidare a Tua il trasporto pubblico locale, quello che già fa attualmente attraverso il rapporto in house, dunque un affidamento diretto, e tutto il resto la norma ci dice che deve andare a gara, per cui gli operatori che vinceranno la gara garantiranno l'altro pezzo del servizio, però dentro una cornice di programmazione unitaria. Non è che chi viene fa quello che vuole, dentro una programmazione unitaria saprà ciò che fa Tua con ciò che faranno gli altri sarà perfettamente integrato, ivi compreso chiaramente Trenitalia. C'è una condizione sospensiva a questo obiettivo che si pone nella regione Abruzzo, e la fattibilità giuridica tecnica che noi stiamo approfondendo in una task force che si riunisce ogni giorno, così stanno facendo altre regioni. Io mi auguro che tra qualche settimana avremo la certezza di poter procedere all'affidamento in house. Siamo stati ad Amatrice circa 2 mesi fa per verificare anche la situazione com'era, la ricostruzione che non parte, i problemi che ci sono, la gente che è stufa di tutto. Ormai è passato quasi un anno da quel famoso 24 agosto 2016, le macerie dove stavano stanno ancora. C'è il comitato Amatrice Siamo Noi che si sta dando da fare, ci prova in tutti i modi per dare una mano a che venga ricostruita questa bellissima realtà del Basso Lazio, ma non c'è verso di ricominciare. Siamo con Susanna Lombardi, è parte del comitato che si sta prodigando in questo senso. Siamo con Maurizio Seritti, lo conosciamo, carabiniere decorato di Avezzano, con Loredo Gentile che fa parte dello stesso gruppo. Ci sono anche altre due nostre amiche, abbiamo intervistato e sentito tempo addietro, ma vorrei parlare innanzitutto con Susanna Lombardi. Voi vi riunite periodicamente per fare il punto della situazione e mi pare che la situazione non sia splendida. Sì, ci riuniamo circa una volta al mese, proprio per cercare di analizzare tutto ciò che abbiamo fatto e vedere i progetti futuri. Certo, c'è un po' di sconforto perché non riusciamo a vedere proprio la vera luce.
anche se adesso, per esempio, nella frazione di Prato, la nostra frazione, sono arrivate le ordinanze di demolizione. Infatti proprio ieri sono stata a liberare la casa dai mobili e vabbè, c'è poco da dire, c'è molto poco da dire. E per il resto, ecco, quando ci riuniamo analizziamo tutta la situazione, facciamo la contabilità degli eventi. Ci stiamo spostando in tutta Italia, soprattutto nel nord, dove abbiamo ricevuto parecchie donazioni, per questo ringrazio anche pubblicamente. Siamo stati nel Trentino, su Arriva del Garda, siamo state ad Udine, a Gonars, dove facciamo delle serate insieme ai sindaci del posto e quindi cuciniamo anche per loro la matriciana e riusciamo a riportare anche qualche soldino sempre per l'associazione, e questo ci permette poi di poterlo appunto riversare sui nostri progetti. E come abbiamo detto varie volte, finalmente sta partendo questo del palazzetto dello sport, abbiamo presentato, protocollato, siamo in attesa che il sindaco ci dia il via per partire. E agli altri progetti che abbiamo visto insieme, l'area verde di due frazioni di Amatrice, e poi questi bagni di una Proloco per permettere appunto di poter andare a passare almeno una giornata, perché la notte non è più possibile. E infatti Maurizio Seritti lo abbiamo conosciuto in una circostanza particolare, ricorderete l'esplosione recentemente della fabbrica di fuochi artificiali vicino Tagliacozzo, lui è stato uno dei primi a intervenire, si è guadagnato anche la medaglia d'oro, ma la medaglia d'oro Maurizio la meriterebbe anche per tante altre cose che fa. Quella notte, il 24 agosto, dove stavi, in che modo ti sei sentito coinvolto? Allora, quella sera mi trovavo in servizio il turno della notte, quindi il turno 06. Alle 3:20, quando è successo non mi ricordo, 3:36, dopo qualche minuto in più, mi chiama la centrale, dice che diciamo, c'è stato un terremoto, però non si sapeva l'entità del terremoto. L'entità. Poi dopo un po' mi chiamano, dicono che ad Amatrice è stato l'epicentro Amatrice. In quel momento ho pensato a Susanna, che era lì, sapevo che era lì, quindi ho pensato a lei. Dopo qualche minuto mi sono reso conto di tutto, perché davano notizie che Amatrice è scomparsa, Amatrice è qua, mi sono veramente preoccupato. In quel momento ho provato a chiamare Susanna, ma non rispondeva. Hai pensato a male? Sì, sì, ho detto Susanna non risponde, quindi non risponde. Fino alla mattina alle 7:30, quando poi qualcuno mi ha dato la notizia che Susanna aveva chiamato qua da Vezzano, che il telefono era rimasto sotto le macerie. In quel momento mi sono tranquillizzato e dopo ho preso contatti con lei. Loreto Gentile, allora la vita praticamente si è fermata quella notte del 24 agosto e fatica a riprendere. La vostra frazione, Prato, una delle 69 frazioni del comune di Amatrice, come ha reagito? Cioè, voi riuscite a trovare ancora la forza per andare avanti? Perché insomma è quasi passato un anno, tante belle parole, tante belle promesse, politici che hanno fatto passerella avanti e indietro per tantissimo tempo, insomma la solita vergogna all'italiana o no? Purtroppo la forza non finirà mai, cioè non mancherà mai, noi ce la metteremo sempre tutta, che siamo infossati dalla burocrazia, da tutto quel meccanismo che purtroppo blocca tutta la ricostruzione, ma anche le demolizioni delle case. E noi adesso stanno arrivando le ordinanze di demolizione. E speriamo che a breve incominceranno a liberare e a ricostruire. Secondo te, Loreto, quanto tempo ci vorrà per incominciare a vedere qualcosa di positivo, qualche tetto che torni in elevazione? Non lo so, ma ci basta già vedere le casette che stanno costruendo per i residenti, già quello
è un risultato. Insomma, poca cosa. Maurizio, ma perché la pubblica amministrazione, secondo te, è così lenta, così farraginosa? Perché? Tu ne fai parte, quindi forse parlerai con cognizione di causa. Purtroppo c'è burocrazia, ce n'è parecchia, e se questa cosa la danno come diretta dal sindaco, che è, diciamo, è l'autorità di quel paese per gestire il tutto, per me sarebbe diverso, sarebbe meglio, e la cosa fila per la ricostruzione migliore. Susanna, purtroppo non è possibile. E allora voi vi riunite, parlate, prendete delle decisioni che comunque sono subordinate al volere dei burocrati. Eh sì, di solito, o meglio, ultimamente si sente sempre dire che l'Italia si basa sul volontariato, no? Va avanti grazie al volontariato. Inizio a rendermi conto che è così, cioè se c'è la volontà di persone che hanno voglia di fare, qualcosa si riesce a ottenere. E lo dico anche con entusiasmo, diciamo così, siamo una dimostrazione, perché abbiamo raccolto molti fondi. A proposito di questo, io vorrei ringraziare comunque anche la mia terra, la Marsica in modo particolare, Avezzano, perché noi abbiamo iniziato con il primo evento, la Marsica accoglie Amatrice, quindi grazie anche all'amministrazione precedente, alla Proloco di Avezzano, siamo riusciti a fare questo bellissimo evento dove circa 2500 persone sono venute e abbiamo raccolto dei bei fondi. E poi anche con la vendita delle uova di Pasqua, la Marsica è stata veramente molto presente e abbiamo triplicato quello che noi ci eravamo messi nel budget, e quindi ringrazio anche proprio i comuni della Marsica, i sindaci degli altri paesi che ci hanno veramente aperto il cuore. Ci tenevo proprio a fare questo ringraziamento a tutti i cittadini e a tutti anche i locali commerciali che hanno contribuito, alle scuole, alle parrocchie, tutta la Marsica. Senti, io vorrei tornare un attimo a quel famoso palazzetto. Voi avete avuto come idea la sistemazione del palazzetto dello sport, l'unica struttura rimasta veramente in piedi, nel vero senso della parola. Avete preso di petto questa situazione, ci avete messo un impegno grandissimo, eppure nonostante questo non vi siete potuti muovere. Cioè avete avuto veramente le catene alle caviglie, ai piedi, da parte della burocrazia. Ma tutto questo non vi fa perdere la pazienza e la speranza? Veramente ce la fa venire ancora di più la voglia di fare, perché poi vediamo che nel privato i risultati li portiamo, e allora perché non andare avanti? Ma veramente con grande forza e grande grinta. Certo, a volte ci rendiamo conto che siamo stanchi, ci guardiamo negli occhi, però poi c'è anche una forza, tu sai, della mia grande fede, quindi dall'alto sento che c'è una spinta molto forte, mi dice vai, vai, vai a fare il tuo compito, anche perché se sei rimasta su questa terra c'è un motivo, e quindi sono spinta anche da questo fatto qui. Per concludere, in una delle ultime interviste parlammo con Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice, che ci disse dobbiamo fare qualcosa per permettere in estate ai turisti di tornare in minima parte, ma comunque qualcuno qui ad Amatrice. L'estate è arrivata, siamo in piena stagione, purtroppo però tutto questo non è stato possibile. Ecco, Sergio Pirozzi, tu vedi in lui, perché so che hai un rapporto molto ravvicinato, un senso di impotenza o di rabbia o di che cosa? Sicuramente dovrebbe poter avere più potere che non gli viene conferito. E lui si arrabbia molto, e lo possiamo vedere insomma anche dai telegiornali. Noi tutte le sere sentiamo i suoi comunicati per radio, basta comunicarsi su Radio Amatrice, lo può sentire chiunque. È sicuramente temerario, non molla. E temo però che quest'estate passi un po' così, perché il centro commerciale, che doveva essere pronto già da maggio, siamo ancora in alto mare, e lui stesso dice: se non vi creo le strutture, che vi faccio venire a fare? Noi andiamo ugualmente, andiamo la mattina e torniamo la sera, però anche per il turismo adesso c'è giusto un'area food e tutti i ristoranti del posto si alternano per un mese a gestirla.
Quando verrà aperta per tutti i ristoratori non lo sappiamo, però ecco, il centro commerciale, se non viene aperto, la gente cosa va a fare? Non può portare neanche l'economia, non la può riaprire, tutto qui. Un consiglio comunale iniziato non proprio all'insegna della distensione, quello di ieri ad Avezzano, il primo dell'amministrazione targata Gabriele De Angelis. I lavori sono stati coordinati dal consigliere comunale anziano Lino Cipolloni fino all'insediamento del nuovo presidente, individuato nella persona di Iride Cosimati, la consigliera più votata alle passate elezioni. Clima abbastanza teso, come detto, caratterizzato dall'ostruzionismo attuato da parte della minoranza che, ad eccezione di Leonardo Cascere e Francesco Ligi, ha abbandonato l'aula poco prima della nomina del presidente. Il primo a parlare e quindi a prendere la parola è stato l'ex sindaco Giovanni Pangrazio, che ha chiesto di far slittare i lavori e di conseguenza l'approvazione dei punti all'ordine del giorno alla luce del ricorso presentato dalla sua coalizione contro la decisione di attribuire più seggi al primo cittadino Gabriele De Angelis. Pur riconoscendo la vittoria di De Angelis, Di Pangrazio ha sostenuto con convinzione la necessità di presentare ricorso al TAR per far rispettare le leggi. A nome del 50,3% degli elettori avezzanesi, ha sostenuto, invito il sindaco ad aspettare il giudizio del TAR prima di assumere qualsiasi atto amministrativo. Per Massimo Verrecchia, della maggioranza, si è trattato invece di un atteggiamento irrispettoso verso le istituzioni. Prima dell'inizio del Consiglio, comunque, su questo argomento abbiamo avvicinato proprio Di Pangrazio. Allora, lo stato d'animo del sindaco uscente Gianni Di Pangrazio ecco, a pochi secondi dall'inizio di questa nuova consigliatura. Ma io in questo comune ho fatto tutto. Ho ricoperto i ruoli da dirigente, da segretario, da nucleo di valutazione, da comandante dei vigili, da direttore di ragioneria, da sindaco, e oggi ho l'onore di ricoprire la carica di consigliere. Per me è importante perché ritengo che questo sia un luogo sacrale per le istituzioni, ritengo chiaramente che qualsiasi ruolo venga ricoperto dando più possibile il proprio supporto ai cittadini e tutto se stessi. Io naturalmente sono qui, rappresento una coalizione che è stata penalizzata, naturalmente questo è noto ormai a tutti, dalla Commissione. Abbiamo fatto ricorso, la Commissione sicuramente ha preso un abbaglio, spero che entro la fine del mese il TAR si possa pronunciare e ripristinare la democrazia, più che altro il rispetto di quei 12.653 avezzanesi, la maggioranza assoluta di coloro che sono andati a votare, che hanno scelto una coalizione, hanno scelto un programma che invece non è stato poi assicurato dalla commissione elettorale. Nel frattempo che opposizione farà? Ma io sono un istituzionale, faccio l'opposizione sulle cose chiaramente che devono essere fatte come opposizione. Oggi naturalmente dovremmo non riconoscere parte di questo consiglio come valido e quindi chiederemo al sindaco, chiederemo il rinvio chiaramente dei punti, aspettando naturalmente 2 o 3 settimane per poter almeno aspettare la pronuncia del TAR, perché se si va avanti con gli atti poi naturalmente ci si assume tutta una serie di responsabilità a catena, perché dovrebbero essere, sulla base della pronuncia del TAR a noi favorevole, dovrebbe essere rivisto tutto. Passare ormai 2 o 3 settimane, oggi sicuramente stiamo qui per assistere al giuramento del sindaco, ai quali gli facciamo tanti tanti auguri, è un ruolo importante, portare la fascia è un onore, quindi auguri Gabriele De Angelis, ma naturalmente rinvia gli altri punti all'ordine del giorno, aspettiamo per la democrazia e per rispetto dei cittadini di Avezzano almeno il pronunciamento del TAR. Dopo le dichiarazioni di Leonardo Cascere, che ha parlato del rispetto della legalità e di un atteggiamento preciso e leale per gli atti che verranno assunti in favore della città e delle ragioni della governabilità, e di quelle di Francesco Eligi, che ha preannunciato l'astensione per la votazione del Presidente del Consiglio, c'è stato un colpo di scena imprevisto riferito alla richiesta del consigliere d'opposizione ed ex vice sindaco Ferdinando Boccia al segretario comunale di verificare se erano state presentate
presentate da parte di tutti i consiglieri comunali le necessarie dichiarazioni di legge per procedere alla convalida degli eletti. Il riferimento era ai due colleghi di maggioranza, Vincenzo Ridolfi e Mariano Santomaggio. La seduta è stata bloccata per qualche minuto, poi Ridolfi ha provveduto a consegnare sul momento le sue dichiarazioni, mentre il consigliere Santomaggio, che ha un contenzioso con il CAM, dovrà chiarire nei prossimi giorni la sua posizione. Si tratta di alcune somme contestate dal CAM, le quali sono frutto di un errore, ha sottolineato Santomaggio, ma c'è stata una mala interpretazione della norma. Stiamo parlando di debiti né certi né liquidi. Subito dopo, il gruppo di minoranza, come aveva preannunciato, ha abbandonato l'aula. Tornata alla tranquillità, c'è stato l'atteso giuramento del sindaco. Allora, io, Gabriele De Angelis, eletto sindaco del comune di Avezzano nelle elezioni amministrative del giorno 11/6/2017 e 25/6/2017, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. A seguire la votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio, che ha fatto registrare 17 voti a favore di Lidia Cosimati, prima donna nella storia politica cittadina a ricoprire questo importante ruolo. La Cosimati si è commossa e non è riuscita a trattenere le lacrime. Grazie, grazie a tutti. Signor Sindaco, colleghi consiglieri, cittadine e cittadini, con infinita gratitudine rivolgo a tutti voi il mio più sentito ringraziamento. In questo momento prendo la parola nella prestigiosa veste di Presidente del Consiglio, ma prima di rivestire tale importante carica istituzionale, ho quella di consigliere comunale, conferitami da tante cittadine e tanti cittadini. Perciò è ad ogni singolo elettore che va il mio più grande grazie. Onorerò sempre la fiducia che mi è stata data, la porterò con me con sentito rispetto, profondo senso di responsabilità e infinita dedizione. Il mio pensiero va poi a lei, signor Sindaco, e a voi, colleghi consiglieri. È a voi che mi rivolgo con tanta riconoscenza e tanta gratitudine. In modo assolutamente spontaneo e dal profondo del mio cuore, voglio dirvi un grazie particolare che arrivasse individualmente a ciascuno, perché ognuno di voi, con il proprio voto, ha manifestato fiducia nei miei confronti che mi impegnerò a ricambiare. Questa stupenda sala consiliare mi ha vista per vari anni svolgere ruoli importanti nell'ambito dell'amministrazione comunale. Sono stata più volte eletta consigliere, nominata assessore e per 5 anni ho svolto anche il ruolo di vice sindaco. Oggi, carissimi colleghi, avete voluto che fossi chiamata a questa importante carica. A conclusione della seduta, il sindaco Gabriele De Angelis ha presentato la nuova giunta, che dovrà comunque essere ufficializzata. Emilio Cipollone, vice sindaco, Katia Alfonsi, Guido Gatti, Felice Mazzocchi, Crescenzo Presutti, Fabrizio Ridolfi ed Angela Salvatore. Il primo cittadino, visibilmente commosso, ha risposto ad alcune nostre domande.
Siamo assolutamente sereni e sicuri di andare avanti, abbiamo un verbale di proclamazione, a me sembra abbastanza chiara la posizione presa dal Presidente del Tribunale, ha adottato quella che è la giurisprudenza corrente, il diritto vivo che corregge in qualche maniera una norma che è stata più volte appunto rivista e corretta dal Consiglio di Stato. Noi abbiamo soltanto il dovere di continuare a produrre l'attività all'interno del Comune, la città ha bisogno di essere amministrata, ma siamo tranquilli insomma che l'amministreremo per i successivi 5 anni. Una cosa è certa, la città di Avezzano ha scelto il sindaco De Angelis. Mi ha fatto piacere fare la prima intervista nella sede istituzionale, cioè la sala del Consiglio Comunale, dove lei ha fatto qualche promessa, si ricordi che le promesse poi vanno mantenute? Assolutamente sì, le ricordo bene, le ricordo tutte e vedrete che le manterremo tutte. Abbiamo un'ottima squadra, abbiamo presentato oggi la nostra giunta, c'è una motivazione molto alta e quando di solito c'è questo contesto intorno a un sindaco e il sistema ambiente mi sembra ideale per poter far bene. Per concludere ha presentato anche la sua squadra, una squadra omogenea e mi sembra che c'è stato qualche piccolo intoppo nei giorni scorsi, però adesso ci sono le condizioni per iniziare veramente a lavorare. No, cose assolutamente normali, noi dobbiamo ricordare che la proclamazione c'è stata soltanto, mi sembra, il 29 giugno, quindi noi in 17 giorni abbiamo composto tutti quanti i quadri per poter mettere in funzione, usiamo questo termine, la macchina amministrativa, è un tempo assolutamente ragionevole, anche la giunta dell'Aquila che è stata proclamata 3 giorni prima di noi, ha fatto il consiglio comunale mi sembra 2 giorni fa, questi sono i tempi normali per poter organizzare un'attività di questo genere. Buon lavoro. Grazie mille, grazie a tutti i cittadini.